Benvenuti ragazzi e bentornati sul canale di MDS. Oggi parleremo di Storm Shield 1. Storm Shield 1 è un sito che parla di Fortnite, che sia esso Battle Royale o Save the World. Visto che a noi Battle Royale non interessa, parleremo di Save the World. Come potete vedere, il sito è molto 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 facile e intuibile. C'è un sommario dove ti dice le ricompense più importanti, quindi V-Buck e gli stravantaggi, con le abbreviazioni dei vari mondi dove si possono trovare queste cose. Ad esempio, SV Stonewood mi segna che ci sono 30 V-Buck, quindi io, no, Stonewood non mi segna che ci sono V-Buck, scusate, PT Planker Town o tavolaccia, che dir si voglia. Stonewood è pietra legno, Planker Town è tavolaccia, Kenne Valley è Val Arguta e Twin Peaks è Monte Spago. Qua mi segna che ci sono due missioni V-Buck, una a Planker Town e una a Kenne Valley, quindi una a tavolaccia e una a Val Arguta. Se vado a vedere, mi vedo che un Atlante di potenza 28 da 30 V-Buck e esperienza Survivor, come una due Atlanti di potenza 64 da V-Buck e Survivor. Ma qua noterete tante altre cose. Ci servono difensori pronti, difensori, chiavi di trasformazioni per cap, schematic, cioè gli schematic vi dà proprio il progetto di quello che c'è scritto, le mega alert, che sono le 4 per, e le allerte tempesta. Tempo fa avevo detto, bisogna fare attenzione ai vostri CD. Io vado a mettere in questo riquadro qua il mio nome e mi dice che ho 3 allerte disponibili, 4 tempeste disponibili e 10 orde disponibili. In più mi dice quale missione della main quest, cioè della quest principale, io devo giocare. E qua mi dice che gioca quello che vuoi, perché ho finito la missione principale, mi rimangono solo le secondarie. Questo è la base di Storm Shield, ma ci sono anche cose più interessanti, perché se io invece vado a mettere qua nella ricerca, e non nella ricerca informazioni ma nella ricerca globale, il nome di un giocatore, posso vedere i vari cooldown, il livello globale del comandante, le zone completate, il livello della collection, cioè del registro raccolta, le ricerche che ho da parte, cioè i punti ricerca che ho già getterato, cioè che ho già preso, i punti di ricerca che mi si sono caricati e che devo ancora prendere, e quanto mi manca a che questi punti non crescano più finché non li ritiro. Ci sono le mie statistiche, ci sono i gadget che sto usando, gli eroi che sto usando, gli achievement che ho fatto, le quest line, le linee di quest, le mie squadre, come sono messe. Infatti, quando io vi dicevo le mie squadre avrebbero bisogno di una piccola sistemata, intendevo questo. Queste sono le mie squadre. E voi direte, ma che me ne faccio di questo? Posso anche andare a vedere le spedizioni disponibili, ma questo non ci interessa, bensì possiamo andare a vedere gli schematic. Gli schematic in ordine di livello, con tanto di perk messi, con la rarità e via dicendo. Possiamo andare a vedere tutte le schematic che ognuno di noi ha.
Inoltre si può anche andare a vedere gli eroi che uno si sta tenendo. Questi sono gli eroi che uso io, tra eroi principali, eroi di supporto, eroi tattici che uso. E poi vabbè, alcuni che tipo questi, tutto quello che è sotto il 30 io difficilmente lo uso anche solo come supporto o tattico. Questi sono semplicemente personaggi che ho e che forse un giorno o un altro mi porterò su. Sicuramente mi concentro di più su quelli a livello 30 e 40, che sono quelli che voglio portare su. Questo è Storm Shield. Linkarlo sul nostro Discord, basta andare su Overview, fare un bel copia e poi arrivati incolla. Vabbè, ve lo faccio vedere qua, incolla, che è il Ctrl V. Nella parte del Discord dove vi viene chiesto di mettere il vostro account da Storm Shield 1, questo è il modo corretto di farlo. Qua inoltre dice il livello approssimativo a cui siamo. Se vedete qua c'è un più o meno 1, sta a significare che il livello potrebbe fluttuare da 87,56 a 89,56. Noi sappiamo benissimo di essere 88 e 90 e rotti per cento. Niente ragazzi, questo era il video, il remake del video su Storm Shield 1, sperando che stavolta il microfono abbia fatto il serio e ci abbia registrato l'audio. Io vi invito a lasciare like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se vi piace i contenuti che porto, la campanellina se volete essere avvisati quando metto nuovi video. Se non volete fare niente di tutto ciò, siete liberissimi di non farlo. L'importante è che voi impariate a giocare. Ragazzi, dal vostro Alastel è tutto e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!